Allora di Amadeus, versione podcast. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici ed altro. Buon ascolto. L'egittologia e l'Egitto hanno un fascino che al di là dei millenni resta per noi immutato. È con noi per spiegarcelo Maurizio Damiano. Buonasera. Maurizio, buonasera. Allora, innanzitutto correggiamo una cosa. Uno dei più grandi al mondo, neanche per sogno. Io sarei lapidato da colleghi che hanno intrapreso illustri carriere. Io tanti anni fa ho scelto un'altra cosa, ho scelto di creare ciò che avevo sul mio cammino, poi anche la vita mi ha portato ad altre cose, e quindi ho cercato di chiarire molte cose nel mio campo e di essere sul terreno molto. Ho vissuto anche in Sudan, eccetera. Quindi ho cercato, visto che parlavate di papi prima, di coltivare la vigna del Signore. Ecco, con umiltà ho cercato di fare le piccole cose che potevo fare, molti risultati li ho ottenuti, qualcos'altro la sto costruendo adesso, ma basta citare due miei illustri maestri come il professor Curto e il grande Donadoni che il mondo ci ha invidiato. Quello sì, è fra i più grandi del mondo. Comunque, detto questo, due o tre cosette le so. Sì. E quindi spero che stasera... vorrei chiedergli 9. 9, benissimo, andiamo sulle 9. Dunque, prima di tutto, che cosa intendiamo con egittologia? Beh, sì, la domanda è bella, è impegnativa, perché sembra immediata. Egittologia, lo studio dell'antico Egitto. In realtà nasconde una complessità che si può indovinare abbastanza semplicemente, perché pensate un po' a dire italianologia, che non esiste naturalmente. L'Italia, se partiamo dalla fondazione di Roma, ma anche un po' di preistoria, non arriva a 3.000 anni. L'Egitto, partendo dall'epoca che noi chiamiamo preistorica perché è senza scrittura, ma che stava costruendo proprio quella cultura che noi troviamo dimostrata poi dalla scrittura, ma dei resti materiali, ha almeno 5.000 anni di civiltà. L'egittologia si occupa di questo. All'epoca dei miei augusti maestri, ancora si ragionava per super specializzazione, si mettevano dei confini, per esempio noi ci dovevamo occupare solo dell'epoca dinastica, cioè l'epoca in cui c'erano i faraoni. Oggi, naturalmente, oggi da decenni ormai, si è visto che le cose non possono funzionare così, perché non sono così, non si potrebbe comprendere la genesi della parte storica senza conoscere bene lo sviluppo della preistoria, che è lì. Tutte queste pagine della preistoria sono scritte fondamentalmente nel deserto, che è poi l'area in cui io ho lavorato sino alla rivoluzione, sino al 2011, e dove spero di tornare a lavorare quando sarà finito tutto questo. E poi ci si fermava alla fine dell'epoca faraonica, ma anche lì non si può prescindere dalle epoche successive, dall'epoca ellenistica, insomma fino all'arrivo del cristianesimo. Ora, in questo lasso di tempo immenso, 5.000 anni, sono successe un'infinità di cose naturalmente, e pensate che l'egittologia si deve occupare di tutto, quindi quella che è l'archeologia, quindi i resti materiali, eccetera, ma l'architettura, l'arte, la letteratura, e saper connettere tutto questo. Quindi una cosa immensa. Infatti io dico sempre ai miei allievi che intraprendono un cammino molto impegnativo, perché il mio corso dura 10 anni,
Sì, infatti, per chi veramente ama questa materia, però si possono fare con un po' più di serietà le cose, perché altrimenti non si può. Voi pensate che quando noi diciamo italianologia che non esiste, ma non esiste perché? Perché c'è lo specialista di pittura fiorentina, toscana del 1300. Ecco, e quello ci dedica una vita a quello. Noi ci dobbiamo occupare di tutto e naturalmente poi ognuno si sceglie le proprie specializzazioni, ma non deve mai dimenticare che tutto è interconnesso, come dicevano anche gli egizi. Quindi l'egittologia è qualcosa di immenso ed è importante perché molte delle radici della nostra cultura, attraverso il filtro spesso dei greci e dei romani, qualche volta anche dell'ebraismo, che arriva tardi naturalmente, ma sono egizie. Noi, per esempio, usiamo delle parole egizie, ancora oggi la gente non lo sa, ma Per un esempio, inglese, per esempio, un inglese che dice paper o un francese che dice papier. E pa per au, noi diciamo papiro, vuol dire pa, che è l'articolo, per vuol dire casa, au vuol dire grande, la grande casa, come si dice la casa bianca per gli americani, la grande casa è il palazzo reale. E siccome era solo il palazzo reale a produrre il papiro, ecco che il papiro si chiama pa per au, la grande casa. Ma anche quando diciamo oasi, è una parola egizia, waha. Oasi, che vuol dire calderone, e così via. Ne abbiamo tante, ma non è solo questo, è nel pensiero di molte cose che adesso non abbiamo il tempo di citare. Ma fidatevi, ho dedicato l'intero anno prima del Covid solo a questo tema. Ciò che è arrivato nella nostra cultura dell'Antico Egitto. E che è rimasto. Che è rimasto, noi non lo sappiamo, magari ha cambiato faccia, ha cambiato nome, ma sono delle cose egizie. Comunque, andiamo avanti. Ecco, che cosa intendiamo con Egitto fisico e politico? Intendo dire, la civiltà egizia copre solo l'Egitto o anche il Sudan, il Sud Sudan? Ecco, questo qui sta parlando di casa mia, il paese in cui ho vissuto per 9 anni, Sudan. L'Egitto, intanto, ecco, questo mi dà l'occasione di specificare una cosa. Quando diciamo gli Egizi, cosa facevano? In realtà, quando diciamo gli Egizi, ho detto sono 5.000 anni, quindi di che periodo stiamo parlando? Allora, ci sono stati dei periodi in cui gli Egizi si fermavano alla prima cataratta ad Aswan, in quello che ancora oggi è Egitto, periodi in cui si sono spinti più in là, periodi in cui meno, periodi in cui addirittura i sudanesi hanno invaso l'Egitto, la 25ª dinastia. Io dico sudanesi per capirci, dovremmo dire cusciti. Ma diciamo che nel periodo di massima gloria, durante il Nuovo Regno, quando l'impero ha raggiunto la sua massima espansione, con Tutmosi III, per esempio, le stele egizie sono state poste a quella che è metà, diciamo, della Siria odierna, sino alla quinta caterata del Nilo, che è in Sudan. Io adesso qui non posso far vedere le cartine, purtroppo non abbiamo, se no farei comprendere come questi rapporti si sono intersecati spesso. Comunque, se parliamo invece di cultura, allora lì la questione è diversa, perché a un certo punto, quello che oggi è Sudan del Nord, la Nubia, ma il termine è un po' anacronistico perché i Nub arriveranno molto più tardi, Nub, vabbè, ha tutta una sua genesi. Comunque, diciamo la Nubia sudanese, la Nubia egizia, sono state acculturate nel Nuovo Regno. Quindi anche quando poi gli Egizi si sono ritirati, loro hanno dato vita a una cultura fondamentalmente basata almeno sulla teologia, sul concetto del re, divino che era egizio. E anche nell'arte, nell'architettura hanno dato vita a qualcosa di straordinario, perché è un misto di cultura, egizia,
con apporti greci, romani e africani. Ed è qualcosa di straordinario. Prego. Che caratteristiche avevano? Parliamo di 5.000 anni, quindi mi rendo conto che sia una domanda che sia difficile raggruppare tutto sotto questa domanda. Che caratteristiche avevano politicamente le civiltà egizie? Le civiltà, direi si può tranquillamente parlare della civiltà, una che ha avuto le sue trasformazioni nel tempo, ma se vogliamo semplificare al massimo, ma far comprendere, era all'opposto della nostra e tutto si può sintetizzare in una sola parola, etica. Quella egizia era una civiltà etica. E questo perché, come ha scritto Erodoto, gli Egizi, e poi è stato seguito da diversi altri autori, sono il popolo più religioso che esista. In realtà noi, figli della cultura greca, che ci ha abituato a separare nettamente, a categorizzare le cose, gli Egizi invece, come tutti i popoli antichi, non facevano queste separazioni. Quindi parlare di religione, di stato, di vita quotidiana, non c'erano separazioni. La vita quotidiana era immersa nella religiosità del singolo. Ogni azione, doveva rifarsi al principio dell'Amaat, per esempio, dell'equilibrio cosmico, ma anche il faraone. Era lì il faraone, sa come si chiamava il faraone in egizio? Gli egizi non chiamavano il faraone faraone, questa parola che vuol dire appunto Per Ao, grande casa, e che poi passa a indicare il faraone nel nuovo regno, appare proprio nel nuovo regno. Ma c'era una parola che da sempre indicava il faraone, Hem. Cosa vuol dire Hem? Hem vuol dire servo, non re faraone. Vuol dire servo. Il faraone era il servo degli dei. Lui aveva ovviamente dei privilegi, ma non era lì per i privilegi. Il faraone era lì per fare la volontà degli dei, per custodire il gregge di Dio. E questa parola che noi di un paese cristiano siamo abituati a sentire, la si trova nell'inno ad Amon. L'umanità, già nei testi delle piramidi, l'umanità è il gregge di Dio per gli antichi egizi. Noi abbiamo ripreso la frase, ma è egizia. E allora il faraone è il custode, l'uomo supremo, posto lì per fare il suo dovere, custodire il regno di Dio. E questa cosa, questo concetto, che poi si risolve anche lì in una parola, che differisce per esempio nella creazione. Noi guardiamo una delle creazioni dell'antico Egitto, viene ripresa poi dalla Torah. Gli ebrei, ricordiamo, sono stati, dice la Bibbia, 400 anni lì, quindi hanno assorbito molto, anzi, siccome non avevano ancora una loro identità, chiaramente erano egizi di fatto, anche se di origine asiatica. E allora noi troviamo la creazione di Memphis in cui in principio fu il verbo. E Dio crea col pensiero che si fa parola, quello che troviamo nella Bibbia, ma lì lo troviamo diversi millenni prima. Bene, cosa succede? Tutto va avanti, lo troviamo parallelamente, possiamo leggere la teologia menfita e possiamo leggere gli stessi passi nella Genesi. Sono paralleli, sembrano quasi copiati l'uno dall'altro. Però c'è una parolina che differisce. A un certo punto, quando lui ha creato tutto, ha creato gli animali, eccetera, Dio, il Dio della Bibbia, mette l'uomo come signore. E padrone, dice dai il nome agli animali, eccetera, e regna sulla terra. Per gli egizi no, l'uomo è custode. Guardi, una semplice parola, eppure cambia tutto il concetto, totalmente, perché l'uomo, che è imperfetto, non può creare imperfezione, naturalmente. Ciò che hanno creato gli dèi è perfetto, l'uomo, qualunque cosa faccia, sarà imperfetta. Va Ah bene? sì, in quanto uomo. E quindi,
Ciò che deve fare non è cambiare, ma è custodire, custodire la creazione che gli è stata affidata dagli dèi. E guardi che questo cambia profondamente un'intera civiltà. Laddove la nostra civiltà sulla scia dei Greci insegue sempre la novità, ciò che è nuovo, eccetera. No, per gli Egizi era importante il conservatorismo perché, non per essere conservatori sulle idee, perché poi lì vediamo un'evoluzione straordinaria nell'architettura, nell'arte, nel pensiero, in tutti i campi, però sempre seguendo le regole della Mate, sempre cercando di rispettare la natura, la terra. E i comandamenti degli dèi, ciò che crea una società etica. Attenzione, non voglio idealizzare, sto dicendo che come in certi paesi, adesso non me ne vengono in mente, ma diciamo è normalissimo evadere le tasse, truffare, eccetera, adesso non vedo in quali paesi possa succedere, ma in Egitto il singolo, che c'era anche lì, il truffatore, eccetera, però ci pensava 100 volte prima di farlo. Infatti noi troviamo certi episodi quando si è alla fame, nei periodi di crisi. Ma altrimenti ognuno era cosciente, era una cosa banale, lo sapevano anche i bambini. I cinesi, che hanno la stessa mentalità in questo, dicono: il bambù si spezza, il fascio di bambù non si spezza. Per cui il singolo mette il proprio ego in secondo piano a favore della collettività. Non è generosità, è la coscienza che uniti si va avanti. Dobbiamo pensare che l'Egitto è un paese che si basa sull'agricoltura e quell'agricoltura non si basa sul fiume in sé, si basa su un sistema idraulico di canali, di dighe, eccetera, che se non si porta avanti tutti insieme, paralizza tutto. Se io non pulisco il mio tratto di canale, tu non mangi. L'acqua non ci arriva da te e se di là ho quello che non la pulisce, non mangio io. Quindi si cresceva sin da bambini nell'idea normalissima che lavorare per tutti è intelligente, lavorare per sé è da idioti. Ecco, infatti si parla di universo costellativo, cioè come se ogni individuo fosse una stella di una costellazione, un punto di un insieme. Ecco. Capito. Grazie, grazie. Saluti da Orazio Pavone Ciao, e Orazio. da Luisa Caregaro. Persone carissime. Quali erano le caratteristiche invece economiche dell'Egitto? Ecco, questo è importante perché, vede, la società etica, loro non avevano il denaro. Quindi, quando si pensa a arricchirsi, eccetera, no, loro hanno usato lo scambio anche quando hanno conosciuto il denaro, verso la fine dell'epoca faraonica, con i contatti col vicino Oriente, con i greci, arrivano i primi mercanti greci, parlo di greci in sé. Perché già c'erano i contatti economici con i cretesi, quindi e loro non adotteranno mai il denaro. Sarà solo alla fine, in epoca ellenistica, che verrà adottato. Ma prima si usava lo scambio. C'erano delle unità di misura, il deben, per esempio, che era un peso, non era una moneta, un deben d'argento, un deben di bronzo, ma era l'unità di misura, il valore. Per esempio, dice: questa vacca vale 2 deben d'argento. Ok, allora che cosa ti posso dare? Cos'è che vale 2 deben d'argento? 5 sacchi di orzo, 3 pecore, eccetera, eccetera. Ebbene, questo sistema ha funzionato per 5 millenni. Quindi non è poco. Sì. A proposito di politica, a proposito di economia, faccia finta che io sia uno dei miei alunni di prima e che non sappia minimamente nulla. Chi era il faraone? Davvero? Allora, il faraone, come ho detto prima, era il rappresentante dell'umanità, posto lì dagli dèi per difendere il gregge divino. La società, adesso non è una battuta perché parliamo d'Egitto, ma era piramidale. Il faraone in alto, in testa,
sotto di lui il visir o i visir, a secondo dei periodi, ce n'è stato uno, due o due per l'Alto e Basso Egitto, e poi via via sotto tutti gli altri, sino al popolo. Ed era come una macchina con gli ingranaggi che dovevano funzionare perfettamente. Ognuno, se ognuno faceva il proprio dovere, si andava avanti. Ora, questo non è un idealizzare l'Egitto, perché anche lì ci sono stati faraoni di grande successo, di minor successo, ma non secondo il metro. Io raccomando sempre, non guardiamo le cose con la nostra mentalità occidentale di oggi. Dobbiamo pensare come gli egizi. Ma non li conosciamo, e allora cerchiamo di ampliare la nostra mentalità per accogliere anche la diversità, che oggi farebbe tanto comodo per tante cose. Allora, il faraone, non era detto che fosse il figlio del re, era importante il sangue reale, ma il faraone doveva essere degno di essere faraone. E come dimostrava di esserlo? Intanto lui andava, come gli altri, a scuola sin da bambino, e a scuola, la scuola del Tempio, per esempio, si poteva trovare il faraone accanto al figlio del contadino, del servo più umile, perché in Egitto esisteva ciò che non esiste in Italia, ma che esiste per esempio negli Stati Uniti, i cacciatori di teste. Questi andavano, questi sacerdoti, questi andavano in giro per le campagne, per le piccole scuole locali, eccetera, a cercare i bambini più brillanti, più intelligenti, perché sapevano che la conoscenza è un investimento. Investire noi oggi diremmo, nella cultura è una scelta non solo intelligente ed è demenziale distruggere la cultura, ma è la scelta fondante di una civiltà che voglia andare avanti, non solo per il dio denaro, che loro non avevano e sono andati avanti lo stesso, ma per tutto. E quindi poi se nella scuola del Tempio il figlio del più umile servo era più bravo, più brillante del figlio del faraone, quello andava avanti. Il figlio del faraone no. Il figlio del faraone, che era magari l'erede designato, se non era degno per vari motivi, niente, veniva messo da parte avanti un altro dei figli. Ma quando non c'era il successore nella linea diretta, se ne sceglieva un altro, cosa che è stata rara perché hanno cercato di avere sempre un erede. E un'altra cosa. Quando si combatteva nelle battaglie, il faraone aveva già i figli nell'esercito. I primi due dei figli di Ramesse II erano, per carità, nelle retrovie, ma già a 5-8 anni. E verso i 10-12 anni erano già in prima linea vicino al papà. E il faraone era sempre in testa all'esercito, non nelle retrovie o addirittura come oggi generale a migliaia di chilometri o decine di chilometri di distanza che segue 10% di perdite previste, sì, ce lo possiamo permettere. No, il faraone andava avanti e se c'era la perdita prima era lui. Ecco, quindi capisce cosa vuol dire una società etica, vuol dire non metterci la faccia, rimetterci la pelle magari. Ecco, lui in prima persona garantiva l'ordine cosmico, ma questo funzionava solo se ognuno di noi era attento a garantire quest'ordine cosmico nella sua pur piccola misura, il contadino facendo il suo lavoro come si deve, cercando di non fregare, essendo onesto, eccetera, perché poi doveva risponderne al tribunale divino, quindi erano fatti suoi. Ecco, quindi un meccanismo complessivo, sociale, società etica. Allora, invece volevo fare una domanda di diverso tipo e a cui si rifà anche Teto. C'era la schiavitù in Egitto? O è un mito? La Schiavitù ringrazio o è un mito? perché questa è una cosa che mi sta a cuore e mi fa impazzire, perché purtroppo questa domanda io me la sento fare o da miei allievi o in viaggio, quando faccio questi viaggi culturali, li ho fatti per tanti anni per una rivista di archeologia, facendo le conferenze.
professori di liceo, da professori. È una cosa scandalosa. Questa cosa si trova non solo nella TV spazzatura, ma ancora sui libri di scuola. È più di un secolo che gli egittologi hanno scoperto che non c'è mai stata la schiavitù in Egitto. Io adesso sto preparando una serie di post per spiegare questa cosa, anche perché sono stufo di ripeterla da anni, quindi è bene che sia lì scripta manent. E anche usando la lingua degli egizi. La lingua degli egizi non aveva neanche la parola per schiavo. Quella che le ho detto io, hem, vuol dire servo. Cosa vuol dire schiavo? È un individuo, un essere umano, che non ha nessun diritto di essere umano e quindi nessuna possibilità di essere libero. E anche i suoi figli saranno oggetti che verranno venduti. In Egitto questo concetto non esisteva. Ci poteva essere il servo umilissimo, il servo che passava da un padrone all'altro quando si vendeva un terreno. C'erano i contadini, da noi succedeva con la mezzadria, non erano schiavi, va bene, potevano andarsene quando volevano, però ecco. Poi, con la rivoluzione sociale, paradossalmente, voi sapete, lei sa che in Egitto c'è stata la prima rivoluzione sociale della storia e quindi il popolo ha preso il potere, restaurando un potere, sono andati al posto del faraone, praticamente dei nobili hanno sostituito la classe, ma ecco, lì si è arrivati a qualcosa di vicino alla schiavitù, però attenzione, una schiavitù particolare era sempre servitù. Un individuo poteva vendersi per debiti, per esempio, che non poteva colmare, allora si poteva vendere a un altro individuo o affittare piuttosto per un anno, per 2 anni, per 3 anni. Ecco, ma questo non vuol dire che fosse schiavo. Era un individuo assoggettato a certe cose, ma se questa la vogliamo chiamare schiavitù, praticamente molte classi di lavoratori ci si avvicinano parecchio. In realtà, ecco, lui saldato il debito era libero come prima. Poi, naturalmente, c'erano le persone non libere, ma questo è vero anche nelle nostre culture, come i carcerati forzati, quelli dei lavori forzati, e i prigionieri di guerra. Ma questo è vero dappertutto. Ecco, a proposito, su questo, queste non sono teorie, sono state scoperte delle prove nel corso degli ultimi 100 e passa anni, ma forse la più eclatante è il villaggio operaio che ha scoperto negli anni 90 Zahi Hawass, vicino alle piramidi di Giza, dove ci sono le case, i forni, le cose di gente libera, ma soprattutto c'è la necropoli. Qual è l'importanza immensa di questa scoperta? Il fatto che nell'antico regno l'aldilà era riservato solo al faraone e il faraone poteva concederla a chi voleva lui e generalmente era la gente della corte, la famiglia, eccetera. Ebbene, questi operai hanno le loro tombe per concessione speciale del faraone, quindi non solo erano persone libere, ma erano privilegiate. Ecco, quindi peraltro, cos'è stato? 3 anni fa è stato trovato un documento, un frammento di papiro sulla costa del Mar Rosso, in un deposito di attrezzature, pezzi di ricambio per le navi, loro navigavano sul Mar Rosso. Che era finito lì, un pezzo di papiro che era una bolletta, diremmo noi, una bolletta di pagamento per gli operai delle piramidi. Ecco, e poi noi abbiamo firmati sulle piramidi, su alcuni blocchi, eccetera, i nomi delle squadre operaie, i nomi. Le prove sono incontrovertibili e a centinaia e centinaia. Ecco, non c'era la schiavitù. Ecco, c'era una cosa, c'erano degli operai che a seconda del quartiere, diciamo il solito, il più grande, quello di Cheope, aveva circa 3, 4, 5 mila operai specializzati che lavoravano tutto l'anno. Poi,
Erodoto ci dice fino a 100.000, ma diciamo anche 30, 40, 50.000, nella stagione della piena. Erano i contadini che dovevano fermarsi perché l'Egitto era allagato e davano questa forma di tassazione che era la corvée. Cioè le tasse si pagavano in due modi, non l'uno o l'altro, l'uno e l'altro. Una parte del prodotto di ognuno. Se io sono contadino, do una parte del raccolto che lo Stato mi restituirà in caso di carestia. Ci ricordiamo tutti delle vacche grasse e le vacche magre. E una parte la pagherò con i miei 3 mesi, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi di lavoro di corvée obbligatoria. Però qual era lo spirito di questi operai delle piramidi? Dobbiamo pensare a quello degli operai che costruivano le cattedrali nel Medioevo. Quelli lo facevano per la gloria di Dio, si sentivano privilegiati a lavorare in un cantiere delle cattedrali, così come lo facevano gli egizi perché la piramide, il complesso funerario del faraone, non era altro che un'immensa, per capirci, diciamo, macchina religiosa in cui il faraone riposava trasformandosi in divinità a pieno titolo dopo la morte e quindi potendo continuare ad essere il guardiano, il protettore dell'Egitto e mantenere la Maat grazie a tutto questo grande complesso di cui ogni parte aveva il suo significato. Ecco cos'erano le piramidi e gli operai delle piramidi. Bene. Avanti la prossima. Allora, quali erano? Sono curioso di un altro aspetto. Quali erano le caratteristiche della o delle religioni egiziane? Intendo dire periodo politeista e parentesi monoteista. In quel senso. Allora, gli egizi erano e sono sempre stati politeisti. Cosa vuol dire politeisti? Dobbiamo capire qual è il senso del divino per gli egizi. Noi sappiamo tutti molto bene che religione, religiosità, senso del divino sono delle cose diverse. La religiosità è una cosa nostra personale. La religione invece è l'insieme di regole e le strutture che spiegano al popolo, portano avanti determinate cose, e la teologia, invece la filosofia della religione, e poi c'è il concetto del divino. Noi lo mettiamo tutto nel pacchetto della religione, ma per gli egizi il divino è inconoscibile. Noi siamo miseri esseri umani. Come può questa robetta qui, piccola, il cervello di un uomo comprendere l'idea del divino? Il divino è infinito, è immensità. No, l'uomo non lo può sapere, questo dicevano gli egizi. Quindi non ci sarà mai stato un sacerdote che spiegasse chi è Dio, cosa vuole, eccetera. Semmai diceva sì, noi sappiamo, ho trovato un vecchio papiro scritto dal Dio in persona, roso dai vermi, eccetera, eccetera. Scritto dal Dio in persona che ci indica delle cose, poi al nostro libero arbitrio seguire o no le regole. Poi, ovviamente, ci metteremo un peso sulle spalle oppure no, e ne risponderemo nell'aldilà, non per il concetto di peccato e dunque punizione, eccetera, no, è più un concetto vicino al karma. Azione, reazione. Se io ho un bicchiere di cristallo e lo lascio cadere sul marmo, si rompe. Non è una colpa, è semplicemente fisica, forza di gravità e struttura dell'uno e dell'altro. Per cui è così nelle nostre azioni. Allora, il divino è inconoscibile. Quindi noi possiamo semplicemente, proprio per poterne parlare, eccetera, possiamo simbolizzarlo con un nome, con un aspetto, va bene? E dire quello è un aspetto di Dio. Per cui un Dio, una dea, la divinità, poteva essere l'una all'altra. Nel meraviglioso mito della dea lontana, lei parte che è Sekhmet, poi torna in Egitto e Hathor.
ma poi è Iside, è Bastet, eccetera. Ma perché? Perché una dea si trasforma in un'altra? Ma perché sono aspetti del divino. Questo diceva, e noi non potremo mai conoscere ad afferrare il divino, che ha mille aspetti e prende tutte le caratteristiche necessarie in un momento o nell'altro. Quindi c'era una grande umiltà in questo, negli Egizi. Loro non pretendevano di conoscere. E infatti il misero fallimento di colui che era il più potente d'Egitto, Akhenaton, era il faraone, quindi era uno più potente. Lui ha anticipato di 1300 anni il messaggio di un uomo molto saggio di Nazareth. Se noi leggiamo l'inno ad Aton, leggiamo i testi di Akhenaton, e vediamo che sono le cose che noi troveremo 1300 anni dopo. Lui voleva fondare un regno d'amore, lui dava con queste immagini della sua famiglia, del faraone, della regina, dava questi esempi d'amore perché diceva: noi con l'amore possiamo cambiare la vita intorno a noi, la vita per i nostri familiari, i nostri amici. Ma se noi riusciamo a fare questo, la cambiamo anche al di là della nostra famiglia, la cambiamo nel nostro entourage, la possiamo cambiare nel nostro quartiere, nella nostra città, e noi possiamo trasformare il mondo con l'amore. Attenzione, non voglio presentare un figlio dei fiori, perché lui ha inviato delle spedizioni di guerra ed è stato molto duro con chi si è opposto. Conosciamo tutti la scalpellatura del nome di Amon, eccetera. Eppure ha fallito. Perché? Perché per la mentalità egizia, lui era un sognatore, si definiva un profeta, era diremmo oggi un teologo ed era distaccato dal mondo dei mortali. Era un po' come la storiella che viene attribuita erroneamente a Maria Antonietta, quella delle brioche. Va bene, ma effettivamente era una cosa che avrebbe potuto dire perché non erano in contatto col popolo, non si rendevano conto. E lo stesso Akhenaton, mentre c'erano altri faraoni molto più in contatto, Akhenaton no. Lui ha vissuto, anzi si è isolato nella sua città, quindi. E ha fallito miseramente. Oggi gli archeologi, anzi negli scavi proprio di questi ultimi anni, che stanno continuando specialmente nel villaggio operaio di Amarna, di Akhetaton, della sua capitale, cosa si scopre? Si scoprono gli amuleti, gli idoleti di tutte le altre divinità. Cioè la sua rivoluzione monoteista è stata un fallimento totale. Ha fallito anche nella sua città, ma perché? Ma dall'uomo della strada sino al sacerdote medio, poi più alti erano teologi, quindi pensavano anche diversamente. Era ovvio che Dio non si può rimpicciolire a uno. Il concetto del divino è talmente grande che non si può ridurre a un unico. E con quelle caratteristiche che anche se onnipotente, onniveggente, eccetera, eccetera, ma è sempre uno. E c'è la presunzione umana di conoscere, di sapere cos'è Dio e delimitarlo. È una bestemmia terrificante per gli egizi. Lui è stato un eretico, un blasfemo che ha voluto uccidere il 99% del divino. Per ridurlo a piccola cosa nel concetto egizio, dobbiamo pensare con la loro testa, ricordiamoci. Ecco, quindi non si può parlare di due religioni, si può parlare di una religione politeista e poi di quella parentesi di un uomo e la sua famiglia e quei pochi della corte che hanno seguito quest'idea fallendo. Ecco, quindi. È molto particolare. Dobbiamo pensare a una cosa importante. Gli Egizi, verso la fine, quando si è incominciato, poi l'Egitto stava ormai finendo, l'Egitto faraonico, e incomincia ad apparire l'idea del monoteismo ebraico. Noi sappiamo che i testi più antichi della Torah
sono stati scritti verso l'800-900 avanti Cristo, quindi l'altro ieri per l'egittologia, siamo ormai alla fine. Ma per gli egizi era una limitazione assurda, ma molto più grave il fatto che il politeismo non conosce l'intolleranza religiosa, perché non c'è lotta fra questi dei, perché sono aspetti di un divino cosmico inconoscibile. Quindi è impensabile, è proprio l'idea stessa che non ha senso. Quindi non può esserci intolleranza religiosa. Arrivano gli immigrati con altri 200 dei, 30 dei, così bene, vengono incorporati nel Pantheon, purché non si leda il principio di libertà, di equilibrio di Maat, allora sono tutti benvenuti. Certamente, se è un dio malvagio, allora no. Ecco, perché questo limita sia il comandamento degli dei e sia la Maat, l'infrange. Bene. Visto che oggi è l'8 marzo, la festa della donna, che ruolo aveva la donna in Egitto? Il parto di Cleopatra, parlo di Nefertari, parlo di, come dice Luisa Cavagnaro, della bellissima Nefertiti, che dice che è alle spalle ti ascolta, affascinante, dice Luisa. Sì, infatti, ha visto bene, sì, è lì. Questa qui è l'amore mio. Quella di Berlino è bellissima, però questa qui io la trovo superiore. Al di là di questo, intanto lei ha citato dei nomi che dire Nefertiti o Nefertari e Cleopatra sono mondi totalmente diversi. Dobbiamo pensare che Cleopatra è più vicina a noi che alle piramidi, non di poco, ma di mezzo millennio. Ci separano 2000 anni da Cleopatra, ma Cleopatra è separata da 2500 anni dalle piramidi. Poi Cleopatra è un altro mondo perché Cleopatra è comunque greca, nata, cresciuta, vissuta in Egitto, ma in un'enclave greca, Alessandria, che era appunto Alessandria, ab Egipto, era Alessandria vicino, presso l'Egitto, Alessandria d'Egitto, vero? Quindi i Tolomei ci hanno provato in tutti i modi ad amalgamare queste due culture, ma erano troppo lontane. I greci non capivano molte cose. Lei deve pensare un po', non si offendano gli americani, ma sappiamo che gli americani nella cultura classica, forse se non è la loro specializzazione, no, non ci sono cresciuti un po' come noi. E quando visitano la vecchia Europa, come dicono loro, magari fanno delle battute un po' superficiali, nulla di male, non è blasfemo. Ecco, i greci erano un po' gli americani del tempo, non capivano e scherzavano. E allora, quando vedevano un obelisco, per esempio, come lo chiamavano? Obelisco. Obelisco, obeliskon, è una parola greca, ma cosa vuol dire? È il nome egizio? No, il nome egizio era il Benben, quello da cui origina. Vuol dire spiedino. L'obelisco è lo spiedino. Ha presente la cucina greca, il souvlaki? Ecco, il souvlaki. Ecco, la carne si infila sull'obeliskon. Ecco, quello è l'obelisco. È E le vero, vero. piramidi? Le piramidi, piramide era una torta di frumento che aveva questa forma. E allora i greci, mattacchioni, turisti dell'epoca, guardano la piramide, una torta di frumento. Ecco, quindi capisce, non c'è mai stata una comprensione profonda. Ci hanno provato anche perché vede Erodoto che ci prova, ma non potevano, era troppo estraneo a loro. Avevano una venerazione, loro dicevano: tutto ciò che noi abbiamo ci viene dall'Egitto. Noi abbiamo appreso tutto dagli Egizi. Ecco, questo dicevano i greci, però poi non capivano. E quindi lo stesso Erodoto, per esempio, che è una delle cause per cui noi oggi parliamo di schiavitù. Perché? Da una parte perché ce lo dice la Bibbia, parla della schiavitù degli ebrei in Egitto, ma in realtà non c'è mai stata. Anzi, c'è stato l'episodio di questi asiatici, gli Hyksos,
che sono loro a conquistare l'Egitto e ad assoggettare lì sì con la schiavitù, perché era nella cultura asiatica, gli egizi. Quindi c'è un ribaltamento della storia e non viceversa. E quando c'erano gli egizi ancora gli ebrei non esistevano. Si troveranno le prime notizie solo molto più tardi. C'è una prima notizia con Amenhotep III, dove si parla del popolo di Yahweh, ecco, quindi gli Shasu di Yahweh, quindi è una prima traccia più recente di diversi secoli. Ecco, e l'altro è Erodoto, che ovviamente parla di schiavi perché quando lui è venuto le piramidi erano vecchie già di più di 2000 anni e chiaramente un greco non può capire lei deve pensare alla più bella, illuminata, democratica Atene, l'Atene di Pericle, ma non sarebbe esistita senza gli schiavi. La società ateniese e greca in generale, senza la schiavitù non sarebbe esistita. Per cui è impensabile anche concepire l'idea di un popolo libero che costruisce non solo le piramidi, ma questi templi grandiosi che lui vedeva. Ecco. Ma le donne come venivano trattate? Allora, le donne, vede che già questo mi piace anche come l'ha espresso, perché già ci fa vedere questa proiezione che noi abbiamo, europea, occidentale, eccetera, che deriva da quella romana, da quella greca, ma ancor più dal monoteismo, il monoteismo ebraico, il monoteismo cristiano, il monoteismo islamico, lo sappiamo, sono tutte religioni, a parte che sono tutte una religione con le sue due branche, no? Il cristianesimo, la religione madre, è sempre l'ebraismo, che è fortemente maschile. Era una società maschilista, eccetera. Lei mi ha, giustamente, come figlio di questa cultura, ha chiesto come venivano trattate le donne. Perché non come le donne trattavano gli uomini? O che rapporto c'erano fra i due? L'Egitto ha raggiunto... Che ruolo avevano le donne? Che ruolo? Ecco, le donne avevano questo ruolo che noi non conosciamo in nessun'altra civiltà neanche oggi, assolutamente paritario, avevano un ruolo sullo stesso piano dell'uomo, ma in una maniera così naturale, ovvia per loro, che non aveva bisogno delle nostre lotte di genere, in cui la donna per avere un diritto deve dire sì perché l'uomo è, eccetera. No, loro erano fieri di caratteristiche diverse, ciechi non erano, e la mamma gli aveva spiegato la storia delle apine e dei fiori, per cui dice le donne e gli uomini, i maschi e le femmine, sono diversi. Ma al di là della diversità fisica c'è una diversità di pensiero, oggi è stata anche provata dagli esperimenti di neurofisiologia, di psicologia sperimentale, eccetera, eccetera. Per cui di questa diversità non solo erano fieri e dicevano sono due cose diverse sullo stesso piano. Per capirci e sintetizzare, si vedevano come Yin e Yang. Ha presente la figura di Yin e Yang? Ecco, questo fa parte dell'immenso concetto del dualismo egizio. Il dualismo egizio non è contrapposizione, mai. Non è opposizione come da noi. Il dualismo egizio è completamento. Quindi, per esempio, la donna che noi troviamo in tutti i ruoli, principalmente, naturalmente, segue quello più naturale di madre. Noi figli non li possiamo fare, possiamo contribuire piacevolmente, però non li possiamo fabbricare, portare in grembo noi. E quindi la donna porta avanti questo. Però noi nelle stele, nelle tombe, le troviamo in tutti i ruoli, sino al ruolo di visir e sino al ruolo di faraone. Tanti dicono Hatshepsut, ma Hatshepsut non è stata un'eccezione, non è stata la prima, non è stata l'ultima. Noi la prima donna faraone la troviamo nella prima dinastia, intorno al 3000 avanti Cristo, e l'ultimo faraone è una donna, Cleopatra VII. Quindi, ecco,
Perché sono quasi tutti maschi? Perché nel dualismo egizio, che è fatto di armonia e completamento, la donna aveva un ruolo ancora più importante, o se vogliamo paritario, ma di quello del faraone. Il faraone è un Horus, che è una divinità maschile, ma ciò non toglie che ci possa essere l'Horus femmina, come c'è stato. Ma prevalentemente maschio, ma questo faraone maschio deve governare con a fianco una regina. Poi poteva avere più di una regina, come è stato il caso appunto di Ramesse II, però ci doveva essere una o più regine, ma poche, e poi poteva avere le mogli che voleva e le concubine, eccetera, eccetera. Però la regina principale, che cos'era? Era durante i rituali era l'incarnazione della dea. Era colei che assicurava il trono al faraone e così facendo assicurava non solo poi la sua immortalità, qui non abbiamo modo di far vedere un certo santuarietto, un sacrario di Tutankhamon, dove sono sempre lui e la moglie. Ed è la moglie in queste scene che sembrano di famiglia, così, e tutto il percorso dalla morte del faraone sino al suo ingresso nell'aldilà. E chi lo accompagna? E chi fa sì che sia possibile quando lui è debole, tira con l'arco mentre è seduto? La regina, perché la regina in quel momento è la dea. Va bene, come svolgeva questo ruolo durante l'incoronazione, ogni anno per la festa annuale e per il giubileo, la festa Sed. Quindi era un ruolo fondamentale. Poi, peraltro, la donna egizia poteva chiedere il divorzio, quando divorziava se ne andava con i suoi beni, con la sua dote. Mi ricordo che il mio buon amico e collega buonanima Mario Tosi raccontava di un'ostraca di Deir el-Medina. Gli ostraca sono questi cocci di ceramica, in genere li usavano le schegge di calcare, dove si prendevano gli appunti. Questo è un ruolino. Allora, come ci sono il numero di stoppini o di martelli distribuiti oggi, lì ci sono le presenze. Allora, il tale oggi non è andato a lavorare perché ieri è stato punto dallo scorpione, l'altro è andato al funerale dell'amico, quell'altro lì non è potuto venire perché ieri è stato bastonato dalla moglie e così via. Ecco, quindi come vede, un ruolo paritario. Quindi bisognava stare attenti. Ecco, dai testi come per esempio il testo del saggio Ptahotep, che fa un'analisi psicologica straordinaria. Loro avevano una conoscenza della quella che per noi è la psicologia, che è incredibile. Infatti, uno dei più grandi psicologi moderni, nostri italiani, che ci invidia il mondo, è Assagioli. E lui adorava gli egizi e si rifà allo schema egizio per quello che oggi si chiama l'uovo di Assagioli, ma si basa sulla schematizzazione di conscio inconscio che facevano gli egizi. Bene, quando parlano della donna, ne parlano appunto come di questa metà, assolutamente sullo stesso piano, da rispettare assolutamente, da seguire, da ascoltare. E questo vale per il marito, vale per il faraone, vale per i bambini, vale così. Poi invece, ben distaccato da quei passaggi che ci descrivono la donna, come descrivono in altri passi l'uomo, si parla della donna bambina. Ecco, quella non è la donna in sé, sta parlando dell'isteria, cioè di un caso singolo in cui si dice con molto rispetto che ci sono certe patologie che vanno seguite così. Ma là dove parla della donna, così vediamo l'assoluta parità. Ecco, quindi è qualcosa che dovremmo imparare perché ancora non c'è nessuna società. Ci si avvicina un po' in Scandinavia, ma non così, come gli egizi. Ci sono dei volumi, delle raccolte di poesie d'amore bellissime che lui scrive a lei, dove si vede questa donna, che è l'oggetto del desiderio, dell'amore meraviglioso, e poesie di lei a lui assolutamente paritarie, ma in questa forma più femminile, diversa.
sullo stesso piano, ma diversa. E per esempio, loro non avevano il matrimonio combinato, si sposavano quando erano innamorate, era impensabile imporre un marito a una donna, non esisteva. Ecco. Ok, bene, le faccio l'ultima domanda. Qual è il futuro dell'egittologia? Beh, per fortuna è già un presente che guarda felicemente al futuro. L'egittologia, in questa infinità che abbiamo detto all'inizio, è naturalmente una branca meravigliosa ed è quella che è poi la nostra base, è l'archeologia. L'archeologia dell'Egitto oggi, come l'archeologia di tutte le altre parti del mondo, si avvale dei mezzi e delle tecniche più moderne, ma anche del pensiero più moderno. Ormai da decenni si pensa in maniera olistica. Non ci sono più questi settori separati, ma tutto deve essere inserito in determinati contesti. Ieri sera con degli amici a cena io discutevo di un lavoro che ho fatto anni fa in Sudan. C'era appunto la Nubia, veniva considerata come abbandonata per circa 2 secoli. E io ho dimostrato che non lo era, ma avvalendomi di cosa? Di qualcosa che sembrava non entrare niente. Di un meraviglioso studio fatto da un antropologo culturale sugli accampamenti abbandonati dei nomadi sudanesi. Ebbene, i riscontri archeologici erano quelli, accampamenti di nomadi. Cioè, ho dimostrato poi con quello e altre cose, anche testi che sono stati ritrovati e che ho connesso come si deve, che quella zona era abitata però da una popolazione che si è trasformata in popolazione nomade. Da stanziale, e questo per sfuggire agli attacchi di questo nuovo stato organizzato che era lo stato dei faraoni. Loro avevano eserciti, mentre quegli altri, i nubiani, erano spezzettati in villaggi o piccoli regni, quindi non potevano resistere a questa potenza. Hanno reagito ritornando all'antica vita nomade della preistoria. Ecco, e quindi le discipline si devono incrociare, devono collaborare, e questo nell'archeologia, ma anche nel resto. Chi considera ancora l'archeologia, che si occupa dei resti materiali, separata dalla storia dell'arte piuttosto che dalla storia? Ma non si può, non funziona così l'universo. Ecco, quindi oggi sempre più colleghi, giovani quasi tutti, lavorano così. Le pubblicazioni cercano di tenere d'occhio un po' tutto il quadro, poi ognuno ha la sua specializzazione, ma sempre inserita in un quadro più ampio. Ecco, quindi il futuro dell'egittologia è questo. E io mi auguro, per quanto riguarda la mia persona, io ho dedicato tutta la mia vita, questa è la mia professione, all'egittologia, ma con uno scopo ben preciso, che spero sia un giorno quello dell'egittologia in buona parte, che non sia fine a se stessa. Io faccio una domanda ai miei allievi quando arrivano alla prima lezione del primo anno. Dico: perché siete venuti qui? Che volete da me? L'Egitto, la bellezza, i tesori, le meraviglie, la sapienza, la conoscenza degli egizi. Bene, io vi posso dare una buona bibliografia, tutti a casa e abbiamo finito. Perché fare un percorso di 10 anni? Ma anche fosse un anno solo. Perché? Perché l'Egitto ci deve parlare. Io sono un po' l'araldo degli egizi, sono appunto l'umile contadino, dicevo prima, prendo quel messaggio e lo porto nell'epoca moderna. E noi dovremmo ascoltare gli egizi per imparare. E se ci può essere utile anche nella vita di ogni giorno, non la rivoluzione di un'intera società, lì ci si arriva poi nei secoli, ma riflettere. Sono semi che io butto, poi naturalmente possono arrivare su un terreno fertilissimo, e mi è capitato di incontrare all'indomani della lezione dei miei allievi che mi hanno detto: ma sai quella cosa che dicevi ieri? Io stavo per fare una certa cosa. Ci ho pensato a Saggio Ptahotep e ho riflettuto, e se fosse così? E
io ho agito diversamente e mi ha cambiato quella determinata cosa. Bene, questo è lo scopo che io vorrei sempre raggiungere, che la voce dei faraoni non fosse morta, ma che parlasse oggi, perché quei 5.000 anni non fossero perduti. L'uomo deve vedere se stesso non come questa creatura egoica che deve pensare a se stesso, deve riscoprire l'acqua calda. No, è una cordata. È un passaggio del testimone di generazione in generazione. Ciò che gli egizi hanno raggiunto, se funziona, facciamo in modo che funzioni qui in questa società completamente diversa, tecnologica, eccetera. Perché non vada perso? Perché la nostra vita sia migliore. Ecco, questo dovrebbe essere per me il futuro dell'egittologia, farla vivere. Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Luca Valerio e appuntamento al prossimo podcast. Anzi, ascoltateli tutti e mandateci i vostri commenti. Grazie.